Cicloturisti e cicloturisti, buon salve, benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale. Sono in Veneto e sono in un negozio artigianale di bici che magari qualcuno di voi già conosce, perché Bressan è un po' conosciuto per il mondo delle biciclette da viaggio. Ma buongiorno. Buongiorno. Ciao Roberto. Roberto Bressan. Sei il proprietario di questo negozio, che però in realtà è una realtà artigianale molto più grande di questo semplice negozio. Dal 1980 tu sei in questo mondo. Prima comunque ti ho conosciuto, mi hai raccontato veramente un sacco di cose di quello che fate, ma presentami un po' tutto quello, non tutto quello che fate perché ci vorrebbe un'intera giornata, però... Ma partiamo un po' da cose storiche, nel senso, allora, questo è un po' l'inizio di tutto. Questo è un 75, e logicamente all'epoca si parlava di bici artigianali su misura per quanto riguarda il discorso del corsa. Si parlava di materiale italiano al 100%, a parte certe piccole influenze, perché qua abbiamo, per dire una cosa particolare, abbiamo tubazioni Ijiwata, che erano delle tubazioni giapponesi, e eravamo uno dei pochi in Italia a avere anche questo tipo di tubazioni. Quindi già all'epoca c'era una ricerca di migliorare quello che si poteva migliorare sul mercato. A parte il ragionamento delle misure, delle geometrie e certe lavorazioni, certe intuizioni che si portavano avanti con artigianalità sempre. Sì, guardate tra l'altro qua nel dettaglio queste leve, ma anche mi dicevi come una volta si tendeva, no, a esasperare la ricerca della leggerezza. Sì. Facciamo vedere anche questa, che era una cosa anche estremizzata di quello che era. Belle strade. Tirare via peso, però sempre con stile. Sì, perché come vedete, appunto, questa è completamente made in Italy, a parte, come dicevamo, qualche piccola produzione extra Italia, però ha veramente un fascino senza tempo, la cura del dettaglio. Cioè, comprare una bici che deve funzionare e appagare nel tempo, sia classici che moderni, quindi introduzione delle saldature alla TIG, però tenendo anche sempre il ragionamento delle classiche, quelle congiunzioni. Si può fare un telaio anche con le congiunzioni, con il cambio elettronico, con i fili a scomparsa, come si questa può fare tutto bici, quello che si vuole senza nessun problema, però resta la caratteristica meccanica, tecnica e di rifinitura di quello che può essere il classico telaio. Quindi, però per esempio, con tubazioni odierne. Certo, quindi con queste saldatura, tutte le rifiniture con le cromature, proprio per dare un tocco anche di classe al prodotto, che ha sempre la sua tecnicità, sia come carichi torsionali, sia come peso globale, come scorrevolezza, stabilità in discesa e comfort. Logicamente facciamo anche carbonio, facciamo anche titanio, poi faremo magari vedere qualcosa anche in titanio. Sono sbizzarrito nel sperimentare cose particolari, logicamente non facendo numeri mi posso sbizzarrire anche a fare degli esperimenti molto importanti, come questo è un carbonio sempre con produzione italiana, fasciato a mano tube to tube, e foderi verticali e tubo orizzontale in acciaio, sempre con gli acciai di Columbus. Spiegavo bene questa cosa, Roberto, perché magari una persona non troppo esperta vede questa bici e per la prima volta dice: ah, quindi la bicicletta può non essere tutta in un materiale solo, non solo la forcella. Qua ma tu abbiamo, qua, ripetiamolo bene, noi abbiamo il telaio. Abbiamo una funzionalità di rigidità torsionale e leggerezza per quanto riguarda il ragionamento del carbonio, però in più abbiamo un caro posteriore, un verticale posteriore in acciaio leggermente arcuato, che va a lavorare nel senso di assorbimento per quanto riguarda il discorso della ruota posteriore, e una stabilizzazione di sterzo, perché abbiamo un tubo in acciaio oversize triplo spessore e super leggero anche questo, che va a stabilizzare lo sterzo. Quindi abbiamo una bici reattiva, una bici comodissima e nello stesso tempo anche molto stabile per quanto riguarda il discorso della discesa. Quindi questa bici è sia in carbonio, sia in acciaio,
perché va a studiare, va a ricercare. I moduli di elasticità tra un materiale e l'altro sono vanno abbastanza d'accordo, quindi possiamo fare queste accoppiate qua, come possiamo fare lo stesso ragionamento con l'accoppiata col titanio. Il carbonio per una maggiore rigidità e per leggerezza, e l'acciaio invece sempre per andare su misura, sempre con le geometrie personalizzate. Andiamo fuori dagli schemi commerciali, andiamo fuori da tutto, né di mercato, né di prezzo, né di peso specifico. Ci sono delle caratteristiche che vanno messe insieme proprio per l'uso specifico del cliente. Tu prima mi stavi raccontando un po' tutto quello che fate, ma al di là dell'artigianalità italiana, che è sempre bello raccontare, però c'è proprio una passione dietro che dura da ormai quasi 50 anni. Senza passione non fai niente, ma è proprio la passione che ti porta ad andare a ricercare, perché ogni prodotto che fai non ti appaga al 100%, ti appaga con una buonissima percentuale, ma ti rimane sempre un qualcosa che dici: cosa posso migliorare, cosa posso fare di diverso, cosa posso fare per appagarmi ancora di più, e continui ad andare avanti. Poi arriva un nuovo materiale, un nuovo concetto, adesso sono arrivati i piani passanti, sono arrivati i freni a disco eccetera, e quindi devi lavorare in modo da adeguarti a quello che sono le tecnologie moderne, però portare sempre avanti il tuo passo. E lo stesso ragionamento su cose, per dire, questo qua è l'ultimo che ho fatto per quanto riguarda il ragionamento gravel, e qua parliamo sempre di terzo, obliquo, scatola a movimento, posteriori e orizzontali in acciaio, e tutto il resto in carbonio, sempre fasciato a mano e funzione monoscopica in carbonio. Anche qua abbiamo un assorbimento di elasticità verticale che è eccezionale, questi sono test che abbiamo fatto fare sotto macchina a suo tempo, il ragionamento del carbonio che mi dà rigidità torsionale quando vado a implementare la pedalata e il carico sulla pedalata, quindi in salita o rilancio abbiamo veramente una risposta che è eccezionale. È molto più sì negli sprint. E nello stesso tempo abbiamo questa elasticità che logicamente facendo 200-300 km su uno sterrato, su un discorso grave, ok, quotidiano per una settimana, 15 giorni eccetera eccetera, cioè gare di lunga gettata, abbiamo un risparmio proprio fisico. Scendi dalla bici dopo 300 km che hai ancora energie. Bello è proprio quello di dialogare con il cliente e magari andare ad appagare le idee del cliente stesso. C'è chi ti domanda una trasmissione a cinghia, chi ti domanda una forcella a parallelogramma, chi ti chiede una bici differenziata, ruote 26 posteriori e 29 anteriore, eccetera eccetera. Quindi andiamo a coprire qualsiasi fantasia ciclistica che comunque ha sempre una certa logica. Quando non parliamo né di mode né di tendenze eccetera eccetera, che comunque anche in quello magari certe volte ci si sbizzarrisce, perché se tu guardi la Messenger è una fissa. Ah sì, esatto, fammi vedere questa, che allora, io che sono un patito di Fixed, anche questa, guardo questa e l'abbiamo esasperata con un carro dietro asimmetrico con una rigidità pazzesca. Perché il carro asimmetrico? Cioè lo vedete ragazzi, che il carro questo è da una parte e l'altra non è simmetrico, cioè solitamente in una bici il carro dietro è simmetrico. Perché questa scelta? E cioè è un po' particolare come sì, dici, ma giusto? Allora, i due triangoli, essendo differenti praticamente come volume, hanno due rigidità torsionali differenti, e quindi fa sì che il carro posteriore sia molto più rigido di un carro tradizionale. Questo che vantaggi ci dà in nello scatto, quando tu vai a riprendere la pedalata, nel senso adesso qua c'è lo scatto fisso e quindi sì, hai un movimento continuo, però nello stesso tempo man mano che butti su potenza, nel senso hai una compattezza proprio di pedalata, okay, non hai torsioni. Anche la forcella, questa non me l'avevo spiegata prima, questa è una forcella alare che raga, non so se si vede, però è sottilissima, è veramente super sottile. Mi sbizzarrisco a fare prototipi, basta guardare là in fondo, a fare cose che magari fanno scena, però scena fino a un certo punto, perché deve esserci la tecnica. Se non c'è tecnica, cioè, tipo questa bici, che cos'è Roberto? Questo è il concetto dello spinning portato su strada, praticamente uno scatto fisso, posizione studiata sempre per il cliente come misurazioni, come impostazioni, perché il manubrio non si può toccare perché è corpo unico con la forcella. Certo. Rapporto
in base alle pedalate, al battito cardiaco, e quindi uno che monta su una bici del genere fa un'ora perfetta di allenamento. Ecco, io sto cercando di farvi vedere esattamente la forma di questa bici, che è veramente pazzesca, cioè deve essere poi vabbè montata con un rapporto, beh, questo insomma sì. Questo su strada, o ma più in velodromo che in strada, magari questo esatto. E poi vabbè, insomma, anche questa che mi presentavi adesso, questa è super moda, insomma, esatto. Avete la possibilità di fare di tutto, voi fate i telai in casa, no? Tutti, quindi tutti non c'è il problema tutti di questi telai sono fatti in Veneto, poter usare delle manovalanze che sono al top. Eccellente. Come esperienza e tutto. Quindi in un periodo storico come questo, dove sì, sì. No, diciamo non c'è... non abbiamo problemi, assolutamente, non abbiamo problemi. Abbiamo problemi solamente di approvvigionamento dei componenti. Come tutti. Però ci tenevo anche a spiegarvi perché sono venuto qua da Roberto e ci tenevo a farvi vedere il prodotto artigianale che fa il prodotto del suo lavoro. Allora, siamo un po' tutti abituati adesso a vedere solo i grandi marchi online, perché sono anche dei colossi che hanno determinate possibilità e quindi si promuove in una certa maniera. Però l'artigianalità italiana ha qualcosa di unico, ovvero potervi cucire su misura, no? una bicicletta che è al 100% adatta alle vostre caratteristiche. Prima adesso anche Roberto mi sta facendo vedere un bugiardino che lui si tiene sempre quando deve proporre una nuova bicicletta ad un cliente. Queste realtà artigianali, noi diciamo sempre, no, che in Italia ci sono tante realtà come possono essere questa di Roberto. Sì. Perché sono importanti? Perché riescono a darvi un prodotto, se vogliamo, unico. Una cosa che appunto magari un brand un po' più grosso riesce a fare limitatamente, ma per tanti motivi. Per un discorso proprio, a parte il ragionamento del su misura, ma la scelta di quello che è il prodotto che è più adatto al cliente. Andare a capire quello che è la caratteristica fisica del cliente, il territorio che deve affrontare, come lo vuole affrontare, se in maniera tempo libero, se in maniera più agonistica. Quindi vai a cercare il materiale, l'impostazione geometrica, le rifiniture, le predisposizioni più adatte, e questo fa sì che resti nel tempo, sfruttando al meglio l'investimento che fa. Adesso come adesso, ormai i prezzi anche di certe biciclette, non parliamo sì. del carbonio o altro, avete visto anche voi dove siamo arrivati con quelle cifre, quindi il prezzo non è più assolutamente un problema, tra virgolette. I prodotti su misura costano mediamente meno anche di un prodotto standard. Oltre al fatto che, se fate conto che un telaio fatto a Taiwan che viene ordinato 2 anni prima o 1 anno e mezzo prima, cioè ti arriva la bici che tra virgolette è già vecchia oltre a non essere tua. Se uno già ha esperienza e vuole pagare di più quello che è proprio il modo di andare in bicicletta, qualsiasi tipologia di territorio o di uso, logicamente la ciclistica, la fluidità e la durata e il comfort è un altro pianeta. Chiunque è passato da un telaio standard, ok, di un certo materiale, a un telaio su misura, già ha avuto dei benefici immensi. Se in più poi andiamo a mettere anche un materiale ancora più dedicato al proprio uso, meglio ancora. È più appagante un cliente che ti vince una Capo Nord tariffa, ok, che sta sulla bici decine di giorni con un appagamento incredibile. Lì capisci il discorso di, come ti dico, del comfort e di fluidità, che è quello che è la cosa fondamentale. Tutta marcata, microfusioni originali, non sono tagliate da una bicicletta grande. Sai chi è vero? Umberto Dei, marcato, c'è ingrassatori nei mozzi, marcati, cerchioni suoi, la piega sua, la sella, sono là in fiera a Villafranca, gara la sella da corsa in cuoio da bambino. Guarda che bella, guarda. Bellissima. La fai te qua? Bellissima. La fai metti su te? La bici. L'ho catato, te l'ho detto, te ne ho parlato 1000 volte, sarà a 4-5 anni. Ma vabbè, che sono questo? C'era un commercialista, un fiscalista a San Giovanni, aveva un figlio, partiva con la macchina e andava a Milano, lo portava a Milano perché era un pattito della pista.
portava il bambino in pista. Dopo il bambino è cresciuto qua e là, ed era piccolino così. E gli ha detto sto signore, te la regalo a te. E l'ha messa su un cavalletto. Adesso è successo così, praticamente è arrivato un cliente. Cioè, questa è una bici da bimbo, è una Day Milano. È un pezzo unico, scatto fisso tra l'altro, perché è al pignone fisso con la sella da bambino. E esatto, e lui poi te l'ha portata per farci una lavorazione particolare, artigianale, giusto? Sì, il concetto che dicevamo, no, delle bici artigianali eccetera, che restano nel tempo, queste sono eredità, eredità fatte in maniera eccezionale, rifinite, che hanno un valore incredibile. Sarà prima della guerra. Ah, prima della guerra? Secondo me sì. Guarda, ci sono i mostri con quegli ingrassatori, non so se hai visto. No, ne ho mai visti. Guarda. Cerchi in legno. Cerchi in legno, ragazzi. C'è l'angoio. C'è il testo integrata, testa forcella, microfusa, congiunzioni microfuse. Guardate quanto è piccina. È bellissima. Ma tu pensa, pensa al bambino che a Vigorelli, ok, girava con questa. Mamma mia, vero. Che storia. Abbiamo visto questa, hai parlato di congiunzioni e microfusioni, ma che cosa sono esattamente? Questi sono i pezzi che poi vanno saldobrasati. Quella è la congiunzione di sella. Ah, ok, quindi questa è la congiunzione di sella. Questa è la testa forcella. Sì, che va qua. Questa okay. È addirittura pista, vedi che non c'è l'attacco del freno. Questi sono pezzi super leggeri, sempre forgiati. Che sono leggerissimi. Ma chi è che le fa ancora queste cose? Ah, solo gli artigiani, perché qua c'è una lavorazione molto molto lunga e ci vuole una tecnica molto particolare. Quindi abbiamo saldatori che hanno esperienza di 40 anni su queste cose e quindi si riesce a fare veramente delle cose magnifiche. Qua invece abbiamo la tua bici, giusto? Questa è la tua personale? Sì, sono riuscito a ricominciare a pedalare quest'anno. E ho fatto una bici, mi sono fatto una bici un po' particolare, ruota 26 posteriore, ruota 29 anteriore, forcella da 100, quindi posso affrontare qualsiasi tipo di territorio. Il Moloco, che è sempre un bel vedere. La sua borsetta dedicata, due portabolaccia con un attacco tagliato a laser. Questo è bellissimo, raga. Cioè, questo sì, è proprio da viaggio. Molto comodo, in modo che ho le borracce a portata di mano. E non ti danno fastidio, no, eventualmente. No, sui pedali non mi danno assolutamente fastidio. Non è fatta in casa, però diciamo che è una soluzione super semplice. Oh, raga, a parte che è leggerissima sicuramente, perché è una staffetta di metallo piegata, forata. Quindi non si rompe, è molto molto stabile. E ha passato tutti quanti i test che abbiamo fatto. E poi abbiamo anche qualche prototipino interessante che magari non ha visto la luce, però appunto il fatto di essere una realtà artigianale, come dicevamo prima, vi permette di creare cose tipo questo. Cos'è questo, Roberto? BMX da freestyle. E anche qua tubazioni di acciaio triplo spessore, forcella dedicata, sterzo integrato. Anche questa era una bici da gara. Questo qua con forcini ricavati al pieno. Ah, ecco, vedi tutti questi dettagli interessanti. Beh, queste sono storiche. Sono... Sì, sì, sono pezzi che continuo a investire. Ma sì, ma poi sai cosa? Ci sono contaminazioni e cose di questo genere. Questa è una super compatta, sempre con geometria BMX, con ruote del 20. Anche qua sono cose che vedi magari in Giappone, qua in Italia no. Però anche questa avrebbe senso rimetterla in moto per l'uso cittadino. Questo invece è un telaio, sempre Bressan. Il Machete, questo qua è praticamente il top per quanto riguarda il plus, per quanto riguarda il discorso dei cicloviaggiatori. Compatibile con 29-300, forcella scelta in acciaio o in carbonio, forcellini regolabili, compatibilità con ruote anche da 27,5, 29-210, e vi faremo vedere prossimamente. Esatto, questo è un coming up, non possiamo spoilerare purtroppo, io so, ma non ve lo posso dire, però è una cosa molto interessante, poi la vedrete sul canale. Questo è un telaio fatto da triathlon, per un cliente, anche qua a acciaio, sempre di Columbus, un carro molto molto rigido, triangolari per quanto riguarda la parte superiore e un S completamente sagomato,
anche questi qua sono tutte quante sagome eccezionali per quanto riguarda il discorso della rigidità torsionale, freno sotto, all'epoca non c'era ancora il freno, ah, ecco, esatto, qua. Al disco, e cavi esterni, anche qua certe volte preferisco i cavi esterni per non avere infiltrazioni d'acqua, eccetera, e anche per il ragionamento che in gara se rompi un filo è sempre meglio avere la facilità di operare da parte di un meccanico. Beh, quindi anche in viaggio, nel caso del viaggio. Sì, ecco, anche qua è un ragionamento proprio di funzionalità. Le rifiniture, quando fai una roba di questo genere, praticamente questo è un titanio, qua fai un ragionamento di fili interni proprio per un discorso di estetica. Insomma. Sì, titanio e carbonio. E titanio e carbonio. Ecco, questo di mettere il tubo sul piantone mi dà un po' più di rigidità per quanto riguarda la scatola a movimento, e nello stesso tempo, mettendo un reggiseno in carbonio, anche le micro vibrazioni vengono un po' smorzate dal tutto, da simbiosi proprio tra reggisella e tubo piantone. Questo è un terreno grave, per anni passanti, questo proprio è una delle ultime serie. Poi scelta di movimenti, scelta di sterzo, eccetera, è sempre tutta una cosa personalizzata. Chi vuole il press fit, chi vuole sterzi da semi integrati esterni. Certe volte mi arrivano dei progetti che sono veramente irrealizzabili, sì. Perché poi devi guardare che devi funzionare, insomma, cioè non certo. Puoi fare un certo tipo di geometria, un certo tipo di angolo aperto di sterzo, eccetera, eccetera, che poi uno okay. Si uccide in discesa. Cioè, poi magari devi mettere tutte le cose, insomma, che vadano bene. Ok, no, beh, è interessante anche questo aspetto, perché comunque si può fare tutto, però comunque fino a un certo punto. Ci vuole una certa logica, ecco. Allora, grazie per questo racconto, perché diciamo questo è un racconto, si parte dagli anni 70 per poi vedere una costante e continua evoluzione. Allora, ce ne sarebbe da parlare un'ora qua nel negozio, sì, di Roberto. È infinita la storia, perché ci corriamo un po' dietro tutti, nel senso, perché negli anni 80 arrivano le tubazioni a goccia, fili interni, certo. E scompaiono i pedali a gabbietta, arrivano i pedali a sgancio, i fili interni, non più i fili esterni, e avanti. Quindi quello che avete visto è solo una piccola infarinatura. Sì, se volete vederlo, venite al negozio, esatto, di Bressan. Io vi lascio più informazioni in descrizione su quello che fa Roberto, quindi tutti il suo sito, insomma, le sue pagine, i suoi social, dateci un'occhiata. Ma non è finita, perché noi adesso faremo un altro video molto più incentrato sul mondo endurance e più nel dettaglio sul mondo endurance. Vi abbiamo già dato qualche piccolo spoiler, ma non perdetelo, anzi iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, così da non perderlo. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un pollicino in su. Seguitemi su tutti i miei bellissimi social che trovate qua sotto in descrizione. Grazie ai Patreon che sostengono il canale, e noi ci vediamo al prossimo video. Buone pedalate a tutti. Ciao. Buone pedalate. Ciao.